Ciao, io sono Eleonora. Io Beatrice. E lei è Gemma. Prego, entrate. Io sono la zia di Beatrice, come di suo fratello e delle sue sorelle. E io per te sono... Sei come una sorella maggiore, una sorellona. Ma che carina! Sono una studentessa di architettura delle costruzioni al Politecnico. Il tuo punto di vista qui è quello che conta, è fondamentale. Sto cercando un trilocale di almeno 80 metri quadrati. L'importante è che la casa sia vicina ad una metro. Sarebbe un plus interessante avere due bagni, però il vero extra importante è il ripostiglio. E mi piacerebbe molto che ci fosse uno spazio esterno vivibile per noi, ma soprattutto per Gemma. Il budget è di 450.000 euro. Ci troviamo praticamente nella zona Udine. Siamo a 2 minuti a piedi dal Parco Lambro e a 5 minuti a piedi dalla metro Udine. Questa è la tua zona giorno. Mi immagino, mi sveglio la mattina con questo grigio. Però... già fuori Milano grigia, tutto grigio. Però dobbiamo ricordare che quando si va a vedere un immobile bisogna considerare l'esposizione e gli spazi, non l'arredo. Che meraviglia! Oh, bravo, amore! Attualmente i proprietari hanno preferito chiuderlo, però in realtà si può togliere tutto questo. Ah, ok. Io porterei via questa vetrata, ma anche le grate, perché qui è tranquillissimo. Sì, anche perché mi fa un po'... Anche a me. Mia cara Bea, questa può diventare la camera tua quando vieni dalla zia. È un bello culo per studenti. Qui siamo nella zona di Loreto. Andate a piedi in Corso Buenos Aires, quindi qualsiasi tipo di spesa shopping è vicino, così come il verde, il Parco Trotter a poche centinaia di metri, che è il terzo polmone verde della città di Milano. E siamo subito arrivati in questo grande salone. Questa era una ex fabbrica. È stata riconvertita nel 2019. Siamo in classe A. Allora, il divano di pelle non mi piace tanto di solito, però... No, quello neanche a me. Però diciamo che la comodità c'è. Vediamo la loggia. Come vedete, spaziosa, silenziosa, affacciata sul verde. È davvero utilizzabile. Tanti mesi all'anno. Sì, non arriva tanto la pioggia, neanche tanto il sole. Beh, sì, Bea, è così. E qua abbiamo questa bella cucina. Carina. È bella, grande, però è messa in una posizione dove non è, diciamo, connessa con il resto della casa. Allora. È bella sicuramente e anche troppo grande, cioè per le mie esigenze. Eleonora preferisce avere un living più grande e una camera più piccola. Mm. Siamo sempre nella zona est-nord, diciamo, e vi sto portando in zona Gorla. Mm. Ok. E a soli 700 metri avremo anche la fermata metropolitana. Perfetto. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. Quanta luce! Quanta sì, luce! Sì. Ora ci concentriamo un attimo sullo spazio del soggiorno. Mm-hmm. Ma non solo, perché dietro di noi abbiamo anche lo spazio cucina. E anche qui abbiamo le porte finestre. Enorme. Un po' piccola. Un po' piccola. Wow. Un bel bagno. Sì, è troppo bello. Bello, bello. È vero. Tanto è finestrato ed è già
Ottimo. Visite terminate e ora bisogna ricapitolare le tre proposte. Ida ha mostrato un appartamento immerso nel verde ma vicino alla fermata della metro. La terza camera è stata una bella sorpresa. Forse però Eleonora vuole portare qualche miglioria alla casa, per cui si rischia l'over budget. La soluzione di Gianluca è un trilocale di recente ristrutturazione in classe A. Zona, stile e finiture hanno convinto pienamente zia e nipote. Meno la mancanza di una camera e il prezzo fuori budget. Mariana ha puntato su una casa nuova, molto luminosa e dal costo competitivo. Il grande terrazzo ha lasciato a bocca aperta, ma compenserà la mancanza di metri quadri all'interno?